Buongiorno e benvenuti ad Autoprodottamente Burrasca! Siamo qui con Fabri e volevamo farvi vedere le modifiche che ha fatto alla sua super macchina! La Batmobile con le ali! Praticamente ha fatto... Che sono i recuperi del furgone che... Un bel portapacchi con... Queste sono le finestre che buttano via d'alluminio, che se uno le smonta il vantaggio qual è? Non sono saldate, che a saldare l'alluminio è un casino, ma hanno dei metodi, delle piattine con degli incastri molto alti, anche semplici, per tenere insieme la struttura. Molto sta solo in costruire come un tavolo, un angolo, basta mettere un 45 gradi, applicate semplici geometrie, crei strutture, e questo non è saldato, sono castrati poi pezzi speciali, per semplicità li ho rivettati. Quindi è l'alluminio, costruito così. L'alluminio delle, molto, finestre, delle finestre molto quelle che adesso lavoro. Che quando si cambiano le finestre le trovi così per recuperare, che le buttano via, è un peccato, che è un valore, se invece uno compra le barre singole, per smonti tutto, metti via, c'hai tanto materiale. E, appunto sono le finestre quando le cambiano, quelle vecchie di questo colore che qua soprattutto che le butta e fa schifo invece perché hanno dizzato in un colore che non si usa più. E degli uffici, anche le case un po' vecchie così, che alcune hanno anche i doppi vetri che si possono riutilizzare molto buoni, e appunto divisi in pezzi sono barre di metallo da sfruttare con incastri e costruzioni. Quindi ha fatto questo bel portapacchi con una finestra e ha utilizzato una finestra modificata, e qua viene praticamente, adesso vediamo com'è la lavorazione, di la si vede di più, qua è un cassetto con degli incastri che erano già più o meno simili. In più aggiunto della gomma che, così la, che arriva dai taglieri di nylon, quelli che buttano via delle cucine che capita tagliato a striscia e lungo, così uno può regolare l'altezza giusta perché gli incastri si inventano con quello che si ha, no? E neanche qua sotto si vede, eccola qua, che ancora poi da ripulire perché toccava un po' con la vite, un pezzo qua di plastica, io l'ho tagliato della misura che mi serviva, che vista da fuori è un tagliere. La sua larghezza era un tagliere, questo è un tagliere, un piano di un tagliere tagliato via una sottilissima fetta dell'altezza che serve. Di qua si vede la lavorazione. Che praticamente questo serve per non far uscire il pannello solare e farlo, cioè per tenerlo bloccato. Perché sennò trema anche quando sennò... vai in velocità, tipo quando lo chiudi, facciamo quando lo chiudi. Adesso ancora non è preciso e non è finito. No? Deve spingerlo molto in parallelo appunto perché muovendosi si blocca. Ecco, così, sostanzialmente essendo dritto così in quel caso qua se non trema più la chiusura è stabile. Cioè avete visto Fabri praticamente con una finestra e dei vecchi pannelli solari ha creato questa struttura che produce energia elettrica. Qua sotto c'è la centralina. Una piccola batteria poi si può ampliare. C'è quello cinese proprio che gli ho aggiunto anche un raffreddatore perché questi costano poco ma rischiano che scaldano troppo. Poi soprattutto sulla macchina ambienti chiusi è una piccola batteria di quelle al gel piccoline, sempre 12 volt, questa è una 7 ampere piccolina. E di qua si vede proprio che al legno bisogna stare. Ok, che sono più sistema troppo piccolo. Questo tagliamolo. Non qua si vede la struttura come è fatta. Si parte dall'angolo, uno taglia la misura che gli serve quando ha recuperato i pezzi giusti. Poi dopo all'interno li ho inventati, poi dentro c'è dei buchi che puoi mettere le viti, ho messo la vite da dietro, quei pezzi piccoli che ne avanzano tanti, li ho messi tagliati tutti uguali, poi attaccati col rivetto, poi sotto per sicurezza ho messo un'altra barra più piccola, lunga, che così blocca anche questi qua, perché qua fa L, quindi questo entrava qua sotto, tipo il tetto. E costruisci i pezzi così. Comunque è bellissimo perché quando ci sono i pannelli aperti sembra la Batmobile, cioè che va in giro e prende il volo perché fa tipo ali, no? Ed è bellissimo perché usando pezzi di recupero riesce a produrre elettricità, usa il portapacchi che è molto molto spazioso, è molto stabile e direi che Fabri è un grande. Aspetta, ma vedi, quella pecca nella velocità, bisogna fare le cose con calma, l'alluminio è un casino verniciarlo. Anche, che poi sta anche colpa mia che non l'ho pulito benissimo. Da grattarlo. Perché l'alluminio, io devo fare in fretta alla fine per iniziare, così se si veda troppo il giallo.
Allora, però bisognerà step 2, diciamo che la base funziona, quindi... diciamo che è in fase di lavorazione, sempre. Come fare anche la scaletta. Fabri fa le cose e in fase di lavorazione. Cazzo, la scaletta devi fare. Qua si mette una bella scaletta e poi volendo sopra ci mette la tenda, lo gambetta, fa una casetta sopra. Non so, una casetta di legno sopra e con la scaletta entra sulla casetta. Sono idee, poi. Cioè, sono proprio idee. La scaletta che si nasconde qua sotto e ci sta lo spazio. Così sali con la scala, ti fai la casetta sopra la macchina, produce energia a 220 volt. E devo aggiungere che c'è sempre quello del furgone inverter che. Bene. Da 15 anni sti pannelli vanno a fuoco. Io direi che da autoprodottamente burrasca è tutto, alla prossima!